Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti nel mio 49esimo pronostico con PES 2021, 5 giorni che valgono una stagione. Tra domani sera, ore 21, Mapei Stadium, Atalanta-Juventus, la finale della Coppa Italia, e poi domenica ore 20 e 45 Bologna-Juve, che vale l'ultima speranza di poter accedere alla prossima UEFA Champions League. Tutto in 5 giorni, chiaramente da domani sera conquistare la Coppa Italia, portare a casa il secondo trofeo stagionale in una serata che tra l'altro vedrà esordire per la prima volta ufficialmente, e chiaramente io ce l'ho già addosso perché mi ero portato avanti, come sapete l'avevo già presa, la nuova maglia della Juventus per la stagione 2021-2022. E 22, e chiaramente, come detto, quale occasione migliore per sfoggiare la nuova maglia della Juve per la prossima stagione, se non conquistare il secondo trofeo stagionale, la Coppa Italia. Altro non mi resta dirvi se non, fino alla fine, vamos Juve e buon divertimento. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua soltanto per farvi vedere la nuova maglia della Juventus. L'ho trovata sul sito pesteam.it, il forum italiano dedicato a PES più grande che c'è nel nostro paese. Eccola qua, la nuova maglia della Juve che la Juve ha uscito praticamente oggi, ha presentato oggi, la utilizzerà domani sera per questo Atalanta-Juve. Allora adesso ragazzi, andiamo in partita. 3, 2, 1, via! Fratelli e sorelle, e quindi benvenuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Atalanta, sì, Sassuolo, vabbè, Atalanta, Juventus, ovviamente è la finale della Coppa Italia. Ed il vostro postman per portarvi la miglior, davvero, esperienza videoludica di questa finale. Chiaramente ho inserito la nuova maglia della Juventus, la potete vedere. Adesso andiamo a vedere le formazioni delle due compagini d'Atalanta con Gollini, Gimsiti, Romero, Tolori, Hatebor, Deron, Freuler, Gosens, Malinowski, Pessina e Duvan Zapata. Per la Juve, squalificato Alexandro, non sarà della partita Bonucci, Buffon, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie, Dybala e Cristiano Ronaldo. Come detto, Bonucci non sarà neanche in panchina, Alexandro è squalificato. La prima partita delle due che in 5 giorni possono cambiare in maniera diametralmente opposta questa stagione della Juve. È iniziata Atalanta-Juve, la finale della Coppa Italia, qui su PES 2021. Deron, il tocco per Malinowski, il pressing da parte di Danilo, no, è calcio di punizione per l'Atalanta subito. Vi devo dire che insomma fa un certo effetto giocare già con la nuova maglia della Juve. Attenzione qua, Hatebor, indietro, il tocco ancora, Hatebor, partita forte la Dea, De Ligt recupera questo pallone, poi Dybala mette in movimento Chiesa, qui riesce a saltare, Gosens se ne va a Chiesa, attenzione Chiesa, viene fermato Pessina, riparte la Dea, Zapata, il pressing di Matthijs, il colpo di tacco per Freuler, arriva Don Rodrigo Bentancur, calcio di punizione per la Dea, Bentancur viene addirittura ammonito, protesta Rabiot. In effetti insomma ragazzi, direi che la nuova maglia fa il suo porco effetto, bisogna dirlo, perché insomma, una maglia canonica, una maglia tradizionale, la nuova maglia finalmente della Juve con le strisce piene. Insomma, è la nostra tradizione. Tra l'altro, come sapete, recherà all'interno la scritta 10 years at home, 10 anni a casa, dedicati ovviamente all'Allianz Stadium. Intanto Toloi, e speriamo che la Juve insomma possa onorare al meglio la nuova maglia che domani sera sfoggeremo, ed il postman chiaramente la sfoggerà per la mia telecronaca con live reaction qui sul mio canale o sul canale YouTube dei Fuorigioco. Intanto Cuadrado, chiaramente Cuadrado tornerà a fare il terzino in quanto sarà squalificato Alexandro, giocherà chiaramente Danilo a
sinistra, molto probabilmente. Intanto Freuler interviene in maniera veramente decisa. Zapata, partita molto equilibrata. Sinchi, De Ligt, attenzione dentro per Dybala. Dybala la mette dentro per Cristiano. Cristiano l'imbucata per McKenny. Gollini, colpisce McKenny. Poi attenzione, il tocco dentro, va Dybala. Gollini la tiene lì e fa ripartire la Dea. Il tocco per Atebor. Deron chiaramente in caso di parità, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Gran recupero qui da parte di McKenny. McKenny, il tocco dentro, non passa il pallone. Atebor la porta fuori, possiamo ripartire subito. Qui abbiamo perso, dai, Zupes, maledetto. Il tocco per Danilo. McKenny, la palla per Rabiot, dentro a cercare Chiesa, che però viene fermato. Deron, il tocco indietro. Jim City a servire Atebor. Atebor ancora pressato. Allora Jim City, partita molto equilibrata sin qui con la Dea, chiaramente che fa valere la sua grande aggressività. La palla dentro, Gosens, spostato il palo in profondità, attenzione qua Danilo, ottimo recupero palla. Rabiot messe in movimento. McKenny, attenzione perché parte dentro in un'ottima maniera. Cristiano tocco dentro, va Dybala sul fondo. 17, vicinissimi al vantaggio qui con grande palla in profondità di McKenny. Il tocco dentro, Dybala va sul fondo in maniera abbastanza clamorosa. Bella, bellissima, una bellissima maglia veramente, figliuoli. Chiaramente il postman cerca di portarvi la miglior esperienza videoludica del mondo. Pessina, la stecca da parte di Chiesa, poi Pessina riparte, arriva ancora Chiesa, lo rallenta ancora Pessina, attenzione Pessina perché se ne va. Pessina rallentato, attenzione ancora Pessina, oh, non riesco a fermarlo qui il buon Pessina. Ancora il tocco dietro, Gosens, arriva Cuadrado, un intervento praticamente chirurgico, la palla in profondità, Dybala, no, è dalla prima d'Elio, però la tengo in opportunità, attenzione perché va Ronaldo! Gollini ancora la tiene lì, tentativi dalla distanza sin qui per il postman, e loro fin qui non hanno tirato mai. Qui la recupera Ronaldo, gran recupero palla, McKenny, tocco dentro, Dybala viene fermato, Pessina, la palla ancora indietro, Toloi, il pallone per Gosens, attenzione Gosens, la palla ancora per Toloi, a cercare ancora Gosens, la palla in profondità, attenzione qua il recupero palla, poi c'è Danilo, la chiude, attenzione Rabiot de la Fuente, la palla dentro, Dybala allarga su Chiesa, Chiesa vuole la salita da parte di Cuadrado, attenzione Cuadrado, il cross in area di rigore anticipato Dybala, ancora la Juve, il tocco indietro, attenzione Rabiot de la Fuente, mette dentro un pallone veramente scrauso, la recupera Ronaldo, la palla dentro, attenzione per Dybala, la Hoja, il DS, Dybala Mask al minuto 27, la sblocca la Hoja, la sblocca il DS, 1-0 Juve figliuoli. Bella, bellissima maglia ragazzi, bellissima maglia, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, mi raccomando, ma credo che a sto giro la Juve abbia veramente colto una maglia semplice, una maglia veramente che è iconica per quello che è chiaramente la storia della Juve. Dybala Mask, e l'abbiamo sbloccata col gran recupero palla da parte di Cristiano, il tocco per Dybala, controllo sinistro, e la variante All Black secondo me è ancora più bella. Dybala Mask, 1-0 Juve figliuoli, molto bene. Mi scuso ancora ragazzi se nelle passate settimane non ho portato i pronostici, ma ho avuto un problema con la play che adesso cambierò addirittura, e poi dopo tornerà anche la Master League a stagione finita qui. C'è, no, tutto buono, pensavo che fosse fallo. Chiellini, la palla per Bentancur, serve Cuadrado, Chiesa dentro, ancora per Cuadrado, mette momento Ronaldo per Dybala, l'imbucata dentro a cercare Chiesa, arriva Chiesa, viene fermato, minuto 31 sul cronometro.
È pronto alla battuta Chiesa. Chiesa, la palla ancora dentro. Attenzione, Bentancur, la sposta dentro. Attenzione per Rabiot della Fossa. Gollini la tiene lì. Niente, oggi mi ispira la Sabongia Figliuoli. Mi ispira la Sabongia Figliuoli. Attenzione, ancora l'Atalanta. La palla dentro per De Ron. Il pressing da parte Danilo. Poi attenzione qui perché pressa McKenny. Malinowski, la palla in profondità. Il colpo di testa da parte di Chiellini. Allora viene servito Rabiot della Fossa. La palla dentro per Bentancur. A cercare lateralmente Chiesa che perde un tempo di gioco, ma la recupera Quadrado, Quadrado, Quadrado. C'è la partenza da parte di Chiesa che chiede giustamente il palo. Attenzione a Chiesa, Chiesa ancora la palla dentro, va Dybala, Gollini! Solo Juve sin qui, Figliuoli, solo Juve sin qui. Speriamo che sia chiaramente di buon auspicio. La palla dentro, McKenny, cerca Rabiot, la palla a cercare Chiesa, ancora Rabiot dentro per Chiesa, allarga la palla su Quadrado, Quadrado si prende un po' di campo, poi si ferma, tocco brutto dentro, che è sta palla, Quadradone, Freuler la spazza via, pressing offensivo da parte della Juve, non ci arriva Quadradone, mannaggia la miseria, rimessa laterale per la Dea che sin qui, se non sbaglio, verso Buffon, non ha tirato mai, Gosens, Toloi, la tocca, attenzione Ronaldo, rimpallato De Ron, la palla verso Malinowski, la palla indietro, hanno sbagliato ma non sono stato attento in quel recupero palla, De Ron la gioca lateralmente, attenzione Gosens, cambio di gioco dall'altra parte, tipico con i due quinti, arriva qui Danilo, non riesce, Malinowski, Malinowski, arriva McKenny, McKenny in profondità a cercare Cristiano, Romero in chiusura, poi vedremo insomma se Romero tornerà a la casa madre, alla Juve, un giocatore che è stato la grande rivelazione di questa stagione della Dea. Io credo che la Juve dovrebbe farci più di un pensierino, dato che Chiellini oramai sembra verso la chiusura. Attenzione Zapata, tocco dentro Matais, una diagonale perfetta da parte di Matais, poi Danilo, serve ancora De Ligt, siamo quasi alla fine del primo tempo, un minuto di recupero, Quadrado, la sboccata di Dybala, Quadrado in profondità, attenzione Chiesa, la palla dentro ancora per Dybala, cercare ancora Chiesa, attenzione Chiesa, Chiesa se ne va, il cross in area di rigore, Ronaldo al volo, la palla resta lì, Romero pulisce l'area di rigore, poi la palla indietro, Gosens, finisce il primo tempo, Atalanta 0 Juventus 1, 28esimo Paolo Dybala, la Roja e il DS, vediamo i numeri mentre vi faccio ammirare ancora la nuova maglia della Juve, eccoli qua, possesso palla, 55-45, loro non hanno mai tirato verso la porta di Buffon, noi 7 tiri, 6 in porta, il vantaggio c'è tutto della Juve, secondo tempo, subito. Allora ragazzi, ho già fatto un cambio perché ci avevo scassato Rabiot, e allora fuori Rabiot e dentro ovviamente Arthur, per il resto lascio tutto chiaramente così, perché squadra che sta vincendo non si cambia. Ronaldo, partiamo per il secondo tempo, McKenny, McKenny, il tocco ancora per Arthur, ancora a cercare McKenny, McKenny allarga su Danilo, attenzione Danilo, Danilo che si prende un po' di campo, Danilo il cross in area di rigore, Atebor lo rimpalla subito, allora possiamo ripartire, Danilo il tocco dentro, McKenny la sposta dentro per Cristiano, Gollini, cos'è? Cosa ha fischiato? Rigore? Cosa ha fischiato? Credo che sia rigore, Figliuoli. O è rigore o calcio di punizione? Stecca clamorosa a McKenny. Questo è rigore. Questo è rigore. Dovrebbe essere rigore, Figliuoli. Vediamo. No, è punizione. Mannaggia, me ci hanno fatto credere. Ah, mandiamo Cristiano, dai, mandiamo Cristiano. Mandiamo Cristiano a battere questo calcio di punizione. Attenzione, attenzione perché parte Ronaldo. Gollini, gliel'ho tirata in bocca praticamente. Mannaggia la miseria. Malinowski, la palla a cercare Hotebor in profondità. Attenzione perché qui Quadrado non si deve fare uccellare. La recupera infatti Zapata, ma guardate, erano in due. Poi fa sportellate la palla in area di rigore. Mamma mia, non arriva di un nulla Malinowski. Cosa abbiamo rischiato, Figliuoli? Chiellini
Il tocco per McKennie a cercare dentro Bent, la palla, attenzione qua, la palla dentro, mannaggia la miseria, non è passata. Deron in profondità, Zapata. Tra l'altro domani sera, ragazzi, finalmente avremo un po' di pubblico allo stadio per la prima volta dopo la pandemia. Attenzione, tocco dentro Malinovski, secondo palo Gosens, Buffon, parata clamorosa, poi resta lì Buffon e la spazza via. Mamma mia cosa abbiamo rischiato qui. Atalanta che adesso sta approfondendo il massimo sforzo, Ilicic che entra in campo, la palla dentro, Ilicic, Buffon ancora, ancora Super Gigi, poi Danilo, attenzione McKennie, no, errore clamoroso, Malinovski, Zapata, la Juve che ha perso un po' adesso dietro di, come dire, di distanze, Atebor, Atebor se ne va, Danilo, no, è punizione, punizione per la Dea. E vediamo che Danilo è ammonito, no, soltanto Red Arguito, ma comunque ci dà ancora il dettaglio della nuova maglia che, ragazzi, su PES fa la sua porca figura, bisogna dirlo perché è veramente bella, veramente bella. Complimenti all'amico M63 di, del forum PESTeam.it che l'ha realizzata con chiaramente Photoshop. Complimenti. Malinovski in area di rigore, Chiellini, la palla resta lì, attenzione ancora Chiellini, Chiellini che può recuperare un buon pallone, cerca Artur in profondità a cercare, attenzione Cristiano, Cristiano che qui si scontra con Remo Freuler, il tocco per Ilicic dentro il pallone, attenzione Zapata, l'allarga ancora Malinovski, Artur, punizione ancora, partita molto spezzettata adesso, grande tensione, ammonito anche Artur, ma per piacere dai. Dai, ma cosa mi ammonisci? Fallo su Malinovski, rivediamo, eccola qua la stecca di Artur, calcio di punizione per la Dea, una posizione nella quale Malinovski potrebbe anche far male, attenzione, parte Malinovski, no, la mette dentro, chiude Quadrado, però attenzione qua la palla dentro, Zapata sul fondo, mamma mia ragazzi, rivediamo ancora. 59, farei qualcos'altro, farei qualcos'altro per quanto concerne i cambi, facciamo qualcos'altro, ferma tutto, offline subito. Allora, due cambi figliuoli, fuori McKennie, dentro il Kulu, fuori Dybala, dentro Alvaro Morata, due cambi per cercare di chiudere questa cavolo di partita perché l'Atalanta sta premendo. Ma quanto è bella ragazzi, ma quanto è bella, mamma mia quanto è bella ragazzi sta maglia. Sono molto gasato, Buffon in profondità, attenzione, la palla recuperata da Cristiano, no, Malinovski, ancora Malinovski, il tocco per Ilicic, a cercare poi la palla allargata su Atebor, il tocco ancora in profondità, esce bene Matais, poi la perde, attenzione, va Ilicic, Ilicic, e c'è il pareggio della Dea. 61-1-1 figliuoli, la pareggiata Ilicic per l'Atalanta, l'esultanza di Josip Ilicic, tutto da rifare per la Juve che qui ho perso un pallone sanguinoso, mannaggia la miseria, Ilicic ne ha approfittato, è partito dritto per dritto e per quello che l'Atalanta aveva creato in questo secondo tempo direi che il pari ci sta tutto, guarda qua, ecco qui ho perso palla in uscita, Ilicic non sono riuscito ad accorciare con i difensori e Ilicic ha fatto il gol del pareggio, via ripartiamo perché mi sta montando una carogna che non vi dico. Artur, tra l'altro ci ha ammonito tutti e due i centrali di centrocampo. Kulusevski, la palla dentro per Cristiano, Cristiano, va Ronaldo sul fondo, qui ho provato la Sabongia con Cristiano. Riparte Gollini, il tocco laterale per Jim City, a cercare ancora Romero, la palla per Deron, il tocco laterale per Atebor, il pressing del Kulu, il tocco ancora per Deron, allarga il pallone sul Malinovski, il pressing da parte di Danilo, possiamo ripartire? No, la recuperano loro, ancora Malinovski, il tocco per Deron, grande Atalanta in questo secondo tempo, attenzione il Kulu, la recupera Morata, dentro il pallone per Ronaldo, c'è fallo però su Morata, 65. Speriamo di scongiurare, mannaggia la miseria, andiamo avanti, dai, andiamo avanti, calcio di punizione per la Juve, è pronto a battere Bentancur, Bentancur allarga su De Ligt, la palla per Quadrado, si fa vedere Chiesa, ma Quadrado purtroppo mi si addormenta, mannaggia la miseria, Freuler, Zapata, palla dentro, Ilicic con la suola, Ilicic, poi qua, Bentancur in qualche modo, poi Chiesa,
Kulusevski in profondità, non passa la palla, la ferma Romero, poi attenzione qui, recupero del pallone da parte di Jim City, arriva Cristiano, di chi è sta palla? Rimessa laterale per loro, 68, mamma mia ragazzi, è complicatissimo sto secondo tempo. Atebor, Malinowski, attenzione, si è ripresa l'Atalanta alla grande, Romero, il pressing da parte di Morata, allora Jim City, non riesce a venire Ronaldo, Atebor, il tocco ancora in profondità, qui Danilo, mannaggia la miseria Danilo, il tocco dentro, Malinowski, ancora Atebor, attenzione Malinowski, 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 Chiellini in qualche modo, poi Malinowski lo uccella, ancora Malinowski, area di rigore, Malinowski, tocco indietro, Deron, attenzione ancora Atebor, solo Lea in campo in questo secondo tempo, non riesco a ripartire ragazzi, andiamo avanti con Kulusevski, la palla per Cristiano, Jim City, ancora il tocco dentro, va Atebor, palla laterale, Deron, il pressing, la palla in area di rigore, mamma mia Zapata, ho soffiato su quella palla figliuoli, ho soffiato su quella palla perché temevo che il colpo di testa di Zapata finisse clamorosamente nel sacco, guardate, mamma mia ragazzi, mamma mia, comunque direi un pronostico più che veritiero per questo Atalanta-Juve, la finale della Coppa Italia, in profondità, Morata fa sportellate con Cristiano che qui la tiene, poi la perde, tutto buono, Romero, tocco indietro, Jim City, la palla a cercare Freuler, in profondità, Ilicic, pressa Bentancur, ancora il tocco dentro per Gosens, Gosens, grande sofferenza in questo secondo tempo, area di rigore, Buffon, mamma mia signore, possiamo ripartire, attenzione a Tur, mette in movimento Kulusevski, Kulusevski, parte dentro Morata, in qualche modo Morata, tocco dentro Cristiano Collini, l'ha masticato questo tiro, mannaggia la miseria, la palla dentro, Freuler, Toloi, il tocco per Gosens, a cercare poi ancora Freuler, Ilicic, attenzione, la palla dentro, c'è il pressing da parte di Cuadrado, palla in profondità per Ilicic che finisce per la rimessa laterale, farei gli ultimi due cambi figlioli, ferma tutto, ferma tutto, ferma tutto, offline, subito. Allora ragazzi, ultimi due cambi obbligatori, fuori Bentancur ammonito, stanchissimo, dentro Ramsey, fuori Chiesa, dentro Bernardeschi, altro non ho in panchina per poter sovvertire le sorti di questo incontro, e allora do fondo veramente a tutta la mia rosa, qui andiamo a ripartire, la palla per Bernardeschi, il tocco dentro, Kulusevski in profondità per Morata, Morata, c'è la partenza, attenzione da parte di Cuadrado, troppo lunga, no, Cuadrado la prende, Cuadrado, attenzione perché parte Ronaldo, troppo dentro sta palla, peccato, Gollini in uscita, in anticipo, è pronto al rilancio, la palla che spiove dalle parti di Zapata, Chiellini, colpo di testa, la prende lui, ma di seconda battuta ancora l'Atalanta con Atebor, Atebor stecca da parte di Danilo, danno il vantaggio che poi va in profondità, Bernardeschi bene, la tocco dentro, Chiellini, mamma mia ragazzi, c'aveva una paura di scazzare lì che non vi dico, Kulusevski, il tocco per Cuadrado, ancora Cuadrado, a cercare Kulusevski, Kulusevski, palla dentro per Morata, può partire Morata, 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 si ferma, Toloi, calcio d'angolo per la Juve, 85 sul cronometro, 1-1. Partita assolutamente in bilico, questo Atalanta-Juve è pronto alla battuta, Arthur Melo, attenzione, la palla in area di rigore, Chiellini, la deviazione, mannaggia, poi la palla che viene spazzata via, arriva Kulusevski, il colpo di testa, attenzione Romero, il tocco, Miranchuk indietro, Deron, la palla a cercare poi Jim City, mamma mia, qui l'errore sarebbe fatale adesso, Deron, la palla in profondità, a cercare Atebor, finisce rimessa laterale, 88, 88 per questo nuovo pronostico PES da parte del vostro postman che veramente è al cardio Parma, Bernardeschi, palla in profondità, la recupera Jim City, Deron, il tocco dentro, Zapata, attenzione Zapata, 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 si butta dentro Ilicic, arriva Ilicic, gran lavoro, qui poi Danilo in qualche modo se la porta fuori sta palla, mannaggia la miseria, Atebor è pronto alla rimessa laterale, Ilicic, tocco ancora indietro, Deron, Deron, il pallone per Miranchuk, Miranchuk, Atebor dentro a cercare poi Deron, 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 il preside della palla di rigore, Ramsey la mette via, però c'è ancora il tocco indietro, attenzione Morata, mette in movimento Kulusevski, ripartenza da parte della Juve, c'è dall'altra parte Ronaldo, no.
non riesce a servire. Poi attenzione perché può partire Ronaldo, mi fischia la fine con Ronaldo che andava in porta, non c'ho parole. 1-1, tempi supplementari, figliuoli, tempi supplementari, mamma mia, squadre stanchissime, ho finito anche i cambi, ecco qua, 58-42 possesso palla, 5 tiri, 3 in porta, 12-8, andiamo avanti. Allora, chiudiamo il file e allora ragazzi vado subito perché tanto i cambi li ho fatti, tempi supplementari, mamma mia ragazzi, mamma mia. Romero, il tocco per De Ron, il pressing, Machele è entrato anche lui nella dea, Machele lo recupera Bernardeschi, palla dentro, Morata allarga su Kulusevski, tocco dentro, attenzione perché può partire Morata che però viene fermato, tutto buono, Machele, la palla laterale, allora c'è poi ancora Machele, il pressing di Cristiano, la palla dentro, De Ron allarga su Freuler, il pressing da parte di Ramsey che pare che me va a due, allora in profondità Danilo, recupero palla, Arthur troppo lento su sta palla, Miranchuk, De Ron, loro pare che me va al doppio della velocità, Zapata il tocco dentro, Chiellini, gran recupero palla, poi Danilo servito, Arthur allarga su Quadrado, possiamo ripartire dentro a cercare Dejan Kulusevski, Freuler, il culo all'interno, non riesco a uccellarlo. De Ron, la palla dentro, attenzione Miranchuk, ancora in profondità per Ilicic, Quadrado è stanchissimo, va Quadrado in area di rigore, Ilicic, non facciamo fallo per carità, attenzione Kovalenko, area di rigore, Zapata non arriva, possiamo ripartire con il Berna, il tocco dentro, Chiellini, non sbagliamo qua ragazzi per carità di Dio, Quadrado ce l'ho stanchissimo, finito i cambi purtroppo, attenzione Kulusevski la mette in profondità a cercare Morata, il canterano, se ne va il canterano, Morata stecca clamorosa, calcio di punizione per la Juve, quando siamo al 100° minuto di questo Atalanta-Juve viene ammonito Toloi, Morata se ne andava in porta, Toloi c'hai veramente poco da protestare, calcio di punizione per la Juve. Anch'io mi sto incartando ragazzi, ecco qua il fallo su Morata che finisce a terra, inquadrato Toloi che protesta, calcio di punizione per la Juve, vediamo come possiamo gestire questa situazione che chiaramente è importantissima, mandiamo a battere intanto Arthur, mandiamo Arthur alla battuta, attenzione, andiamo, buttiamola in area di rigore con Arthur, attenzione Arthur, area di rigore, Chiellini, la palla resta lì, Matthijs ancora lì, fuori gioco, niente, nulla, ecco qua, fuori gioco, niente, nulla di fatto figliuoli, 100 minuti sul cronometro, Gollini resiste l'1-1, in profondità il colpo di testa di Chiellini, Morata, grande aggancio, Morata poi mette dentro per Kulusevski, tocco dentro, Ronaldo, stecca su Ronaldo! Punizione, ferma Morata, che fai Morata che tiriamo in porta con Cristiano qui la stecca, calcio di punizione per la Juve, potrebbe essere una grande opportunità qui con Cristiano Ronaldo, attenzione, vediamo se riusciamo a pennellare, attenzione perché parte Ronaldo, barriera, mannaggia, ho visto che era troppo poco forte, la recupera però Bernardeschi, tocco indietro, attenzione Danilo, Ramsey, palla dentro, anticipato Cristiano, poi c'è Chiellini, la allarga, Quadrado dentro per Kulusevski, la palla dentro a cercare Morata, non passa però Ilicic in profondità, attenzione Zapata, il tocco qui sbagliato, ma Arthur Dommelsol non finisce il primo tempo supplementare. Andiamo avanti subito figliuoli, subito avanti, via, non perdiamo tempo perché andiamo subito al secondo tempo supplementare, via, andiamo subito, Morata, la palla per Arthur, mamma mia, c'ho una paura dei rigori figlioli, attenzione Danilo, in profondità a cercare Bernardeschi, ma che è sta palla Berna, santo il cielo Berna, il tocco dentro, De Ron cerca Jim City, in profondità, il giro palla della Dea, attenzione Romero, il tocco laterale per Toloi, Toloi allarga su Freuler che se non riesco a recuperare la palla praticamente vanno i rigori così, no, non la recupera Quadrado, peccato, 107 minuti cambio per loro, fuori Zapata, dentro Muriel, puntano
sulla velocità, sulla stanchezza dei miei. Attenzione, il tocco dentro, Freuler a cercare poi Kovalenko in profondità, Ilicic, attenzione Ilicic, arriva a Cuadrado, le ultime energie, la palla in area di rigore, grande anticipo, poi qua Freuler, la recupera lui, Kovalenko, stecca di Ramsey, calcio di punizione per lei, la battono subito, area di rigore, Chiellini, grande anticipo, non riesco a ripartire ragazzi, attenzione la palla dentro, Muriel, Buffon ci tiene in vita ancora, il tocco dentro, attenzione, Kulusevski non riesce a ribaltare l'azione, grande errore da parte del Kulu, Ilicic finisce a terra sul pressing di Matthijs. Mannaggia, e viene ammonito anche De Ligt, ammonito anche De Ligt, calcio di punizione per la Rea, andiamo avanti, non perdiamo tempo, un pronostico lunghissimo ragazzi, lunghissimo, Ilicic in area di rigore, Kulusevski, Buffon, mamma mia signore, Ilicic, il pressing di Cristiano, l'Atalanta agli ultimi sforzi di questa partita dentro, Muriel, controllo, Buffon ancora, la Juve era veramente alle strette, Kulusevski con la labirintite, possiamo ripartire, la recupera, attenzione Ramsey, attenzione perché si fa vedere Ronaldo, Ronaldo poi la perde Romero, il tocco poi, attenzione la palla ancora in profondità, Ilicic, esce De Ligt, steccano Muriel, non facciamo fallo, Freuler in profondità, attenzione Muriel al volo sul fondo, mamma mia signore Buffon, che penso che ha tirato giù tutte le smadonne possibili ed immaginabili, la palla in profondità, Cristiano, vediamo se riesce a fare sportellate, no, la recupera Romero, il tocco per De Ron, la palla ancora dentro, Miranchuk, dentro ancora questo pallone, attenzione Muriel, Muriel pressato da Matthijs, il cross direttamente sul fondo, andiamo avanti, via, non perdiamo ancora tempo, proviamo a giocarla su Morata, Buffon la mette su Morata, attenzione Morata, il colpo di testa indietro, Kulusevski, attenzione perché si butta dentro Morata, 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 Gollini, Morata ha avuto il pallone della vittoria, attenzione, ancora dentro il pallone sul quale c'è Bernardeschi, il tocco indietro, c'è ancora Arthur, una palla che pesa tantissimo, la palla dentro, attenzione, Kulusevski è fuori gioco però, peccato perché con Morata ho avuto il pallone della vittoria, incredibile, si prospettano i rigori figliuoli, si prospettano i rigori, non ci sarà recupero, 120, Gollini, la mette in profondità, calci di rigore figliuoli, calci di rigore, incredibile, incredibile pronostico PES by il vostro Postman, andiamo direttamente ai calci di rigore per questo Atalanta-Juve, incredibile, allora chiudiamo, facciamo una cosa, chiudiamo il file, ferma tutto, chiudiamo il file, epilogo incredibile, e questi saranno i miei requisiti ragazzi, li vedete a destra, Cuadrado, Arthur, Kulusevski, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, calci di rigore per decidere la vincente di questa finale della Coppa Italia, incredibile su PES, i miei calciatori raggruppati, attenzione, il primo a battere sarà, credo, Muriel per la Dea, sì, è proprio Muriel a battere il primo calcio di rigore, Muriel contro Buffon, attenzione, vediamo, attenzione, attenzione perché parte Muriel, attenzione, parte Muriel, la mette all'incrocio, spiazzato Buffon ragazzi, e allora andiamo con Juan Cuadrado, attenzione, parte Cuadrado, rete! Ho tirato centrale, figliuoli, per non sapere né leggere né scrivere. Adesso Kovalenko contro Buffon. Attenzione, fa Kovalenko, Gigi! Buffon! Arthur! Forse è troppo forte! Arthur! 2-0 Juve! Sul dischetto Mahele, attenzione Mahele, parte Mahele sul palo, la spara sul palo, la spara sul palo Mahele, e attenzione perché il culo potrebbe già chiudere questa contesa ai rigori, attenzione va Kulusevski, e adesso se Buffon la para a Ilicic abbiamo vinto figliuoli, se Gigi la para abbiamo vinto su Josip Ilicic, attenzione, parte Ilicic, spiazza Buffon,
E ragazzi, tutto sui piedi adesso di Bernardeschi, niente meno. Bernardeschi sul dischetto. Potrebbe essere il rigore decisivo. Attenzione. Va Bernardeschi! E la Juve vince la Coppa Italia ai calci di rigore qui su PES 2021. Il pronostico del vostro postman. Like se vi è piaciuto questo pronostico gameplay. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani. Live reaction, telecronaca, video Pascara e come sempre fino alla fine. Vamos Juve! Ciao a tutti, a domani!